Amy Schilla è stato denunciato dalla sindaca di Riccione. Questo perché è uscito inizialmente un suo tweet dove parlava dell'attuale situazione a Riccione, spiegando che il tutto è diventato ormai invivibile a causa dei numerosi gruppi di maranza che si mettono a rompere il cazzo a turisti, discoteche o comunque anche in spiaggia. Emis, dopo aver ricevuto delle critiche per questo tweet, ha però spiegato che lui in realtà adora Riccione e va lì in vacanza ogni anno e anzi pensa addirittura di dover comprare in futuro una casa a Riccione. Ma questo non è bastato. La sindaca di Riccione si è sentita offesa e ha sentito Riccione diffamato dalle parole del rapper e quindi si è voluta muovere di conseguenza per punirlo con un'azione legale. L'azione legale nello specifico è stata fatta per diffamazione e quindi a quanto pare Amy Schilla subirà un processo in tribunale dove dovrà risarcire ingenti danni se dovesse perdere contro la città stessa di Riccione semplicemente per una sua opinione dichiarata con un tweet. Chiaramente il tutto è abbastanza assurdo, ma voglio sapere voi cosa ne pensate, quindi lasciate un commento qui sotto con la vostra opinione riguardo tutta questa vicenda mai successa prima, è molto ma molto particolare. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio.